Finalmente si ricomincia. Abbiamo passato un'annata travagliata, forse pochi speravano, pensavano che si fosse riusciti a riottenere l'iscrizione al campionato di Serie C e di Lega Pro, ed ecco che invece l'Arezzo, la nuova società, vi è riuscita. Pochi giorni fa è arrivata la matricola e dopo la matricola, uno dietro l'altro, i vari contratti. Il primo, quello dell'allenatore, sapevamo già che Alessandro Dal Canto sarebbe stato il nuovo allenatore dell'Arezzo, si è portato con sé tutto il suo gruppo di preparatori, tecnici e quant'altro, e sarà lui a guidare la squadra. Un allenatore giovane, già però con molta esperienza nelle squadre di già in Serie C, ma anche e soprattutto con i giovani, dopo allenato due delle primavere più importanti della nostra dell'Italia, quella dell'Empoli e quella della Juventus, dalla quale proviene, oltre ad aver allenato anche l'ANA, essendo stato anche il selezionatore e l'allenatore della nazionale italiana Under 17. Pertanto grande esperienza con i giovani, ma anche, come abbiamo detto, esperienza in campo con i professionisti. È un allenatore che, ecco, una cosa mi piace di lui, di quello che ha detto nella presentazione che c'è stata proprio lunedì scorso, è che non è uno di coloro che hanno il loro modulo e imprescindibilmente o quasi lo attuano. È un allenatore che ha detto io vedrò in base ai giocatori che mi danno. Questa duttilità è una cosa che mi piace molto perché almeno si rischia di non vedere giocatori fuori ruolo, ma giocatori che giocano nel ruolo che meglio conoscono e l'allenatore che riesce ad esprimere le proprie idee in base all'organico che ha sotto mano. Dopo l'allenatore abbiamo visto arrivare ad Arezzo due giocatori. Uno è il difensore Fabrizio Danese, viene dal Chievo Verona, è stato acquistato a titolo definitivo, è un classe 95, è un difensore centrale. L'altro, proprio di questa mattina, ufficializzato stamani, è Simon Stefanek, un giovane di grandi speranze, se è vero che il centrocampista slovacco è titolare della nazionale Under 19 di quella nazione. Pertanto, e in questo caso Stefanek è un giocatore che viene in prestito dall'Hellas Verona, vuol dire che che la società ci crede molto, e tant'è vero che non lo ha ceduto a titolo definitivo. L'Arezzo avrà sicuramente anche un premio valorizzazione, dopo in queste cose ci si cerca anche di utilizzare al meglio la possibilità del prestito e della valorizzazione dei giovani. Sarà una squadra con giocatori che vengono dalla vecchia esperienza, abbiamo sotto contratto i vari Foglia, Cenetti, Cutolo, Luciani, Belvisi, con anche Benucci e Talarico. Probabilmente questi qui sarà lo zoccolo duro su cui creare la nuova squadra, e poi giovani di belle speranze che vengono dalle primavere, dalle giovanili, dai campionati minori, però giovani e meno giovani che avranno voglia di fare molto, di dare molto, e ricordiamo che non aspettiamoci di fare un campionato di vertice, facciamo un campionato tranquillo, cerchiamo di salvarci. Questa è la prima stagione della nuova dirigenza, una stagione travagliatissima nella quale anche il budget ne risente. Ricordiamo che all'Arezzo società non è stato risparmiato nulla, anzi ha dovuto pagare in anticipo anche gli stipendi entro il 30 giugno, quelli che normalmente si pagano al 16 di agosto. Da oggi si parte, tra poco ci sarà il ritrovo, poi il ritiro, e da lì in poi sarà tutto un susseguirsi, speriamo anche di abbonamenti, perché questa società e questa squadra hanno bisogno del pubblico.